Bisognerà attendere le analisi che verranno eseguite in un centro specializzato di Foggia per capire quale sia la sostanza contenuta all'interno di un pacco sospetto rinvenuto ieri al centro di smistamento della corrispondenza di via 25 Aprile a Sassari. In un primo momento la polvere bianca fuoriuscita da un pacco che conteneva al suo interno 7 plichi ha fatto temere che si trattasse di antrace, una potente arma batteriologica che si presenta appunto sotto forma di polvere bianca simile allo zucchero e che può avere effetti letali per chi ne viene a contatto. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco del nucleo NBC che gestisce questo tipo di interventi e diverse ambulanze del 118. Una decina di impiegati che sono entrati in contatto con il pacco sospetto sono stati infatti precauzionalmente accompagnati al pronto soccorso, ma le analisi fortunatamente hanno dato esito negativo. Il plico sembra essere destinato ad un apicoltore che, contattato dalla polizia postale subito dopo l'allarme, ha detto di essere in attesa di un pacco ordinato tramite internet contenente un raro dolcificante non meglio identificato. Il traffico nella via 25 Aprile ieri ha subito forti rallentamenti per la presenza di numerosi mezzi di soccorso. In tanti si sono fermati per capire cosa stesse succedendo. La situazione è tornata alla normalità solo dopo qualche ora. Lunedì scorso l'Aula Magna del Liceo Classico, Musicale e Coreutico Azzuni di Via Rolando a Sassari ha ospitato il concerto di Natale del Liceo Musicale con gli studenti che si sono esibiti in brani orchestrali di musica classica e jazz. Durante il concerto, al quale ha assistito un numeroso pubblico, sono state assegnate 18 borse di studio istituzionali a favore degli studenti meritevoli, 4 borse ministeriali per gli studenti che hanno conseguito la lode all'esame di Stato, una borsa straordinaria per la studentessa che ha conseguito la migliore valutazione in assoluto. A consegnarle il preside dell'istituto, il professor Massimo Secchi. Il concerto è stato anche l'occasione per ricordare Claudia Mura, la ragazza di appena 18 anni, studentessa proprio al liceo Azzuni, che nel dicembre dello scorso anno ha perso la vita in via Milano. Ai genitori e al fratellino, presenti al concerto, è stato consegnato un attestato in suo ricordo. La serata è poi proseguita con la Notte Bianca, organizzata dagli studenti, un evento dedicato ai 43 studenti arrestati e uccisi dalla polizia locale ad Iguala, in Messico, in seguito ad una loro manifestazione per il loro diritto allo studio. Sono stati organizzati diversi gruppi di dibattito riguardo i diritti umani, dalla violenza sulle donne alle dittature che ancora oggi tengono sotto scacco interi popoli, violando le più elementari libertà umane. Al termine, un concerto con brani intervallati a letture su tali tematiche eseguite dagli studenti stessi e da personaggi esterni.
Il Consiglio Comunale di Porto Torres ha approvato all'unanimità il piano di protezione civile da rischio idrogeologico, redatto sulla base delle criticità attualmente a conoscenza dei tecnici e sulla base di modelli matematici. Il documento dice esattamente cosa potrebbe accadere nel caso di eventi atmosferici importanti in quelle aree a rischio inserite nel piano di assetto idrogeologico emesso dalla Regione. Per quanto riguarda questo territorio, sono inserite le foci del Rio Manno e Fiume Santo e tutta la fascia costiera che parte dallo Scoglio Lungo fino alla Torre di Abacurrente. Nel piano vengono inoltre indicati gli interventi in tutti quei casi di forte criticità. Al fine di rendere il piano uno strumento di facile consultazione e attuazione, sono state già effettuate prove simulate e altre ne verranno effettuate. È fondamentale comunque rimane la partecipazione delle associazioni di volontariato che dalla Protezione Civile sono la colonna portante. La Giunta ha già stanziato 24.000 euro per poter allestire la sala operativa del COC e dotarla di quella strumentazione necessaria per garantire il suo esercizio. Al piano approvato era stato necessario un ulteriore approfondimento in commissione, sollecitato dal consigliere Toni Chessa, che chiedeva l'inserimento nel piano, che non lo prevedeva, del rischio idrogeologico elevatissimo presente nella zona di Via dei Corbezzoli. Si tratta di una zona che il 21 febbraio 2013 è stata interessata dal crollo del manto stradale in prossimità di un pozzetto di ispezione della condotta idrico-fognaria a causa della presenza di un sistema carsico generatosi negli anni che ancora oggi mette a rischio le persone e le cose. La Giunta ha garantito non solo l'inserimento del rischio idrogeologico relativo a Via dei Corbezzoli e zone antistanti, ma soprattutto l'impegno di svolgere tempestivamente uno studio approfondito e dettagliato dell'area in esame al fine di predisporre un intervento atto a rimuovere le cause di rischio nei confronti di persone e cose. Un fiume di persone ha partecipato alla manifestazione Aspettando Natale 2014, rassegna enogastronomica di produzioni tipiche locali con mercatino di prodotti artigianali, spettacoli e musica dal vivo che si è svolta a Sennori. La manifestazione organizzata dal Comune e dalla Proloco ha animato fino a notte inoltrata via Roma, via Vittorio Emanuele e via Italia. I visitatori sono stati oltre 3.000, affollando il centro del paese e gli stand organizzati dalle numerose attività produttive locali. Ricco il menù offerto, caratterizzato da pietanze tipiche come favellardo, carne di asinello, stufati, gnocchetti sardi, formaggio arrosto, cozze, frittelle, seadas e dal torrone tipico sennorese che per l'occasione è stato preparato direttamente sul posto. La serata è stata aperta dalla banda musicale Città di Sennori, di seguito il coro delle Voci Bianche, composto da ben 70 bambini, che ha eseguito i tipici brani natalizi. Amici di TeleG, ben ritrovati nella nostra rubrica in radio. TeleG in radio, buongiorno. Siamo nuovamente in compagnia di Valeria, così come per la scorsa settimana, per darvi notizia della programmazione prevista per il giorno 31 e per il primo di gennaio. Fine anno, trascorreremo insieme questo benedetto capodanno, abbiamo delle belle sorprese per voi, speriamo che la programmazione che abbiamo mandato in onda la settimana precedente sia stata di vostro gradimento. Ce la metteremo tutta affinché anche questa possa essere assolutamente, come sempre, l'impegno qualitativamente superiore. Allora, Valeria. Iniziamo con la programmazione prevista per domani, 31 dicembre 2014. Alle 10.15 trasmetteremo il concertone dedicato a Padre Zirano dello scorso 12 ottobre in Piazza d'Italia. Esatto, un concerto che vi raccomando di seguire perché ha avuto un seguito di pubblico notevolissimo, grandi presenze, bello. L'arcivescovo che duettava con sì, Benito Urgo. Sì, è stato simpaticissimo, è stato veramente simpaticissimo. Vi consigliamo di guardare perché è molto bello. A seguire avremo alle 13.30 al posto del consueto notiziario, diciamo in forma consueta, avremo il TG, ma con le interviste ai sassaresi realizzate dal nostro Graziano. Sì, in pratica non è altro, è il TG che noi abbiamo pensato in chiusura di anno
di farlo fare proprio ai sassaresi. Siamo stati in giro per la città a chiedere un po' ai nostri cittadini che cosa pensavano dell'anno trascorso e quali magari potevano essere le aspettative per l'anno futuro, per il 2015. Anche questa è una cosa da seguire. Sarà un telegiornale interamente dedicato a questo tipo di Quindi, se situazione. avete incontrato Graziano per strada e vi ha intervistato, guardatevi perché Esatto, sicuramente ci perché sarete. vi Oppure qualcuno troverete. che conoscete, insomma, magari può essere stato intervistato, magari lo rivedete in televisione. Esatto, vi troverete lì. Seguirà poi un concerto alle ore 15:30, un concerto di Natale di Arpe, organizzato dall'associazione Arpe Diem, un concerto che si è tenuto qualche giorno fa nella chiesa di Santa Maria Bambina a Sì. Sassari, ed è un concerto molto bello, di breve durata, ma molto bello. Musiche classiche, natalizie, Abbiamo anche visto uno questo. stralcio all'interno del nostro notiziario di qualche giorno fa, e quindi Esatto, insomma, vi consigliamo di bello da seguirlo. rivedere. Poi. Alle 16:15 trasmetteremo il film Arrivano i dollari con Alberto Sordi, che magari non sia di buon auspicio per il 2015. Che ne dici, Grazia? Magari, chissà, arrivano i Ma i dollari. soldi, magari, gli euro, magari i Preferiremo gli dollari. euro, preferiremo, se no poi la fatica di doverli andare a cambiare. No, 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 meglio gli Vabbè, la euro. fatica la farei volentieri, però diciamo che se sono già cambiati, meglio. Voi però il film guardatelo, mi raccomando. Assolutamente. Noi andiamo a cambiare i soldi nel frattempo. Alle 18:30 al secondo blocco delle interviste, quindi ancora l'informazione con le interviste realizzate da Graziano in giro per la città, a chiedere ai sassaresi che cosa hanno avuto da questo 2014 che sta finendo e che cosa invece si aspettano dal 2015, tutto pieno di tutto ancora da scrivere, tutto ancora da definire, vero? Speriamo bene. Alle Se. 20:30 la replica del concerto Arpe Diem di cui abbiamo parlato prima. Alle Esatto. 21:30 una cosa molto molto carina. Un tributo ai Beatles. È un bel concerto live, eseguito da una band, molto particolare, guidata da un sardo. Ed è un tributo a tutte le musiche dei Beatles. Un concerto molto bello. Poi passeremo però la mezzanotte, questo sarà il clou della manifestazione, sarà il concerto con i Bertas, mezzanotte con i Bertas, perché andremo a riproporvi anche qua un tributo che i Bertas hanno voluto dedicare ai Beach Beach Boys. Boys. Vi dico che è una produzione un po' particolare, perché non è solo ed esclusivamente il concerto, ma c'è anche una parte, diciamo, documentata con interviste. È una cosa molto particolare, ci riporteranno un po' indietro nel tempo e avrete modo di seguirlo sicuramente. E con questo chiuderemo Il il 2014. 2014, anzi, ci accavalleremo al 2015 Beh, direttamente. sì, sicuramente. Il 1º di gennaio 2015 cominceremo l'anno alle 10:45 con la parola di Dio, la rubrica a cura di Don Mario Simula, che leggerà il Vangelo per noi, insomma, per chi non potrà andare a messa, per chi ha piacere di seguirlo. Ricordiamo il 1º gennaio, la giornata della pace, quindi ci sarà sicuramente da seguire ciò che avrà da dirci il buon Don Mario Simula. A Assolutamente, sicuramente ci dirà qualcosa di importantissimo. seguire, Alle 12:30 12:30. ancora il concerto dedicato a Padre Zirano di Piazza d'Italia, l'abbiamo detto Andrà poc'anzi, in replica, in quindi sì. replica scusate, alle 12:30. Alle 14:30 ancora con i Bertas, Sempre in replica. sempre Un in replica, con il tributo ai Beach Boys. Alle 16:30 invece, po' di ironia un po' con di Totò, Tarzan. immancabile nelle programmazioni festive, o perlomeno festive, delle festività alle Natalizia. quali andiamo incontro, ed è il film Totò Tarzan. Sicuramente non l'avrete mai visto, ma Lo guardiamo tu l'hai volentieri. visto? No, non guardo Lo molta televisione. guarderai? Non guardo molta televisione, stavo dicendo, però insomma, questo lo guardo. Il 2 gennaio ti interrogo. Va bene. Alle 21 lo spettacolo con il folk sassarese, quindi per gli amanti del genere c'è anche il folk sassarese. Sì, Alle 23 invece. chiuderemo la nostra programmazione del 1º di gennaio con il Festival del Canto Popolare Sardo, il Festival Città di Sassari che si è tenuto la prima settimana di dicembre al Sì, Teatro Civico. se non sbaglio il Diversi 6. gruppi, sì, anche questo è una cosa da Molto seguire. molto carina. Quindi la programmazione riprenderà poi normalmente venerdì 2 gennaio con i notiziari e naturalmente il palinsesto, diciamo, solito della nostra redazione, della nostra emittente.
Non ci resta che farci gli auguri, fare gli auguri ai nostri telespettatori. Sicuramente, prima a loro, noi avremo modo poi di farceli tutti insieme qua in redazione. Come sempre. Ci saluteremo con un brindisi. Ad acqua, ovviamente, acqua gassata. Perché... L'augurio che facciamo a voi, ovviamente, è che passi presto questo 2014, per chi è stato buono, per chi è stato cattivo, e l'augurio che poi sicuramente alberga nei cuori di ognuno di noi è quello di andare incontro, speriamo, ad un anno che sia un anno di rinascita, soprattutto per la nostra città e un po' per tutti, perché ne abbiamo davvero bisogno. Cioè abbiamo bisogno, oltre che della salute, abbiamo bisogno di lavoro, abbiamo bisogno di tante cose che riportino Sassari nelle condizioni in cui merita di stare. Assolutamente, hai ragione. Quindi rinnoviamo gli auguri per tutti i nostri telespettatori di un anno prospero, quindi di una buona fine e sicuramente un ottimo principio per tutti. Ricordiamo, auguri anche a te. Ricordiamo in chiusura i nostri contatti. I nostri non contatti si sa mai che a qualcuno a mezzanotte venga in mente di cercarci. Lascia il tuo numero di cellulare. Certamente, sì. 079 26 11 50 se volete contattarci telefonicamente, oppure info@tg.tv se preferite invece mandarci una mail. Web www.telg.tv, dove sul nostro sito ogni giorno troverete i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e naturalmente tutte le nostre produzioni. Rinnoviamo gli auguri a tutti i nostri telespettatori e naturalmente buon anno, buone feste, buona mangiata, perché sicuramente questo è l'ennesimo trionfo della tavola e naturalmente io non vedo l'ora. Auguri Graziano, auguri anche a tutti, a tutte le vostre famiglie, a tutti i vostri cari, a tutti i vostri amici, parenti, conoscenti, insomma tutti quelli che conoscete. E naturalmente l'appuntamento è per venerdì 2 gennaio 2015. Buon alla anno prossima, ciao! Brevi dalla Sardegna, Regione. I tempi troppo stretti per la finanziaria 2015 impongono l'esercizio provvisorio per l'inizio del prossimo anno. Per evitare di correre a ripari in corsa la Giunta Pigliaru nell'ultima seduta dell'anno, si prepara ad approvare il disegno di legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015, che imporrà le spese in dodicesimi. La manovra da oltre 7 miliardi di euro deve essere ancora esaminata dalla Commissione Bilancio per poi passare in aula. Ora la conferenza dei capigruppo dovrebbe programmare e dare il via alla cosiddetta sessione di bilancio, cioè i 37 giorni nei quali l'assemblea si occuperà quasi esclusivamente della finanziaria, salvo provvedimenti urgenti. Sono un sogno,
ha pigliato la mano, ma furiato lontano. Sono un sogno, ma pigliato la mano, ma furiato lontano. Tu cori, mi sei scritto un lamento, ma non mi zecca e bocciamo. So Gugi mi bobe. Aurora Record presenta Melodie Sassaresi primo volume, disponibile presso Studi di TeleG, zona industriale Predanieda Sud, strada 14, pasticcerie Vanali, piazza Santa Maria 33 a Sassari e via Ettore Mura 20 a Lipunti. Goody Music, via Carlo Alberto 31, Sassari. Radio Nova, via Donizetti 23, Sorso. TG, informazione e approfondimento, orari di messa in onda. Dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.